comunque brava, bene. Francesca. Ho consumato tutta la Oh, carta. vedere, Francesca. Ferma lì, vai indietro. Cosa, vai indietro ancora. Cos'è che non hai capito, secondo te? Non, ne ho fatto tipo 50, ho consumato tutta la carta che avevo, ma niente, sono Mi tutti viene da ridere che tu spaghettati. dici che non ho capito e io vedo delle cose che funzionano. Quindi, se non hai No. capito, è meglio così. Ah. Come? Perfetto, tu non devi capire. Tu non devi capire niente, perché sai già tutto, come direbbe un bonzo. La risposta è dentro di te, ma è sbagliata, come diceva Guzzanti. Allora, tira fuori questi fogli, va? Fammi vedere. Allora, questa costruzione di questi rami va benissimo. Quello che non funziona è un gusto pittorico, semmai, perché è tutto molto nero, è tutto molto pieno. Ma se io devo vedere la loro anima centrale, il movimento che hanno, la direzione che gli hai dato, cioè, tutto funzionano. Fammi vedere l'altro. Cioè, cos'è che non funziona qua? Non funziona, diciamo, ci sono delle parti come. Tira su un po' il foglio, per favore. Ecco, come quel rametto che hai sotto le dita. Adesso puoi tirarlo giù così vedi anche tu. Bibiana. Allora, io, mamma mia, con gli intrecci lasciamo perdere. Eccola là, un'altra che dice che esce fuori dicendo lasciamo perdere, poi uno guarda e dice cosa lasci perdere che va bene quello che hai No, fatto. questo mi sembra il migliore, E però. vabbè, ah, perché tu vorresti che tutto fosse perfetto. Poverina, che vita dura. Vado. A fargli il gambetto. Questo è quello che gli sono già caduti tutti gli altri. Poi vado qui e qui posso. Ne faccio nel frattempo un altro così. Mettere così c'è le due possibilità. Intanto asciugherà. Uno, due, tre, quattro e cinque. Ok. Allora, qui gli stami. Gli stami io preferisco, adesso questo qua si è chiuso, vabbè, vedete che si è allargato già abbastanza, quindi mi è rimasto poco buco dentro. Comunque, a me gli stami piacciono così, più che in tanti altri modi. Non mi piacciono tantissimi, preferisco solitamente 3-4, però questo è il mio gusto. Nella pittura però invece possiamo trovarne tanti, come abbiamo visto nelle dispense, possono essere tanti e tutti, diciamo, fatti con cura in modo che ci diano il senso, vadano verso il cerchio del vuoto, che può essere lasciato così, vuoto, come può avere un piccolo cerchietto, adesso qua è bagnato, un piccolo cerchiolino e poi tutti i nostri stami. Quando ce l'abbiamo così frontale, possiamo comunque farli così come ho fatto io, o possiamo metterli anche tutti, diciamo, a 360 gradi. Diciamo che la scelta migliore non è tanto fare così o fare così, ma forse è fare in tutti i modi possibili, in modo da dare proprio movimento all'opera e non entrare in una dinamica dove poi vediamo la ripetizione del solito modulo anche negli stami. Quando abbiamo un fiore messo così, quindi c'è anche il suo gambetto qua e sta guardando in su, ovviamente gli stami li vedrò da qui, ma non possono andare davanti a questi petali, perché questi petali sono quelli che ho in frontespizio.
fronte. I listami partono dall'interno e io qua in punto centrale non vedo differenziati. Quindi farò semplicemente Marisa, non vedo il buco nei fiori. Lo vedo poco. Ah, ok. Fai attenzione a questi stami che si uniscono nel centro perché proprio non stanno bene. E qui trovo i rami tanto, tanto impegnativi. Nel senso che sono belli come forma, sono credibili assolutamente, però deve entrarci del bianco dentro, perché sennò sono talmente pieni, nero puro, che hanno bisogno di alleggerirsi, di avere un po' qualche graffio.